Bene, iniziamo. Rinnovo il mio buongiorno ai nuovi entrati. Benvenuti a tutti, benvenuti a Agridays, il nostro appuntamento semestrale dedicato all'aggiornamento sul mercato agrituristico italiano. Vi presento i relatori di oggi. Io sono Mara, sono Marketing Specialist di Feries. Oggi vi introdurrò al webinar e ai vari capitoli del nostro incontro. Inoltre vi parlerò delle esperienze in agriturismo. Con noi ci saranno Fabrizio Begossi, amministratore delegato di Feries, ci mostrerà quali sono i punti chiave di questa nuova edizione di Agridays. Marianna Arpiani, marketing manager di Feries, sarà lei a mostrarci dati e statistiche su ciò che è accaduto e accadrà nel mondo dell'agriturismo, concentrandosi soprattutto sul comportamento e le preferenze dei turisti italiani. C'è poi Marta Tumelero, Senior Marketing Manager di On2Go, il marketplace con la più grande selezione di strutture extraalberghiere al mondo, con cui agriturismo.it ha instaurato una partnership che ormai dura da anni. Sarà proprio Marta a parlarci delle preferenze di turisti stranieri. E poi abbiamo la nostra Maria Teresa Gerbi, responsabile sales e performance di agriturismo.it, che ci offrirà consigli utili su come intercettare i nuovi flussi di traffico. La presentazione dei relatori è stata da spunto per iniziare a anticiparvi qualche punto dell'agenda di oggi, però qui lo vedete nel dettaglio. Vi racconteremo quindi cosa è accaduto in questi 10 mesi e mezzo del 2022 e scopriremo insieme quali sono i trend dell'agriturismo. Passeremo poi a dare un'occhiata a ciò che ci aspetta per la fine del 2022 e per il 2023, grazie a un'interessante tavola rotonda che vedrà protagoniste Marianna, Maria Teresa e Marta. Capiremo qui quali sono le intenzioni di viaggio dei nostri turisti e come sfruttare questo periodo per aumentare la propria visibilità, ponendo quindi le basi per raggiungere nuovi obiettivi. Seguirà poi la parte dedicata al caro prezzi, dove vedremo quali sono i punti di vista dei gestori, ma anche quelli dei turisti. Infine, uno sguardo alle esperienze che si possono praticare in agriturismo e come sfruttarle per attirare sempre più ospiti. Come sempre vi offro un paio di raccomandazioni prima di entrare nel vivo del webinar. Assicuratevi di aver attivato l'audio, questo permetterà a tutti un buon ascolto. Per mantenere la giusta fluidità del webinar vorremmo evitare di interrompere i relatori. Se però avete delle curiosità, dei dubbi, delle domande, scriveteci. Potete utilizzare il box domande e risposte, qui ve l'abbiamo segnalato in arancione. Basta che ci cliccate e scrivete la vostra domanda. Ovviamente cercheremo di rispondere a tutti nell'immediato, ma nel caso in cui non ci riuscissimo, a fine webinar vi contatteremo. Siamo pronti per affrontare il primo argomento del webinar di oggi, però prima vediamo insieme questo video. Eccoci. Chi è agriturismo.it? La maggior parte di voi già ci conosce, mi rivolgo soprattutto a chi segue oggi per la prima volta uno dei nostri webinar. Agriturismo.it non è solo il primo, ma è anche il principale portale dedicato all'agriturismo. Abbiamo una storia alle spalle che dura da oltre 20 anni. Il nostro obiettivo è sempre stato e continua ad essere quello di avvicinarsi a gestori, ma anche agli addetti del settore, non come un semplice canale di marketing, ma come un vero e proprio partner di cui fidarsi. Il
In questi anni, infatti, oltre 4.500 agriturismi italiani ci hanno scelto come loro partner e si affidano a noi per la loro promozione online. Si affidano a noi anche numerosi turisti. Oltre 800.000 agrituristi ogni mese cercano la loro vacanza nella natura proprio sul nostro sito. Chi volesse approfondire la conoscenza di agriturismo.it può andare direttamente sul nostro portale oppure contattarci. Alla fine della presentazione troverete tutti i dettagli. Ora passo la parola a Fabrizio, amministratore delegato di Feries, che ci mostrerà i punti chiave di questa nuova edizione di AgriDays. Grazie Mara, e buongiorno e benvenuti a tutti. Anche quest'anno vorrei iniziare gli AgriDays soffermandomi su tre parole chiave, attraverso cui leggere quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e quello che ci aspetta nei prossimi mesi. La prima parola chiave su cui voglio soffermarmi è fiducia. Perché dopo 2 anni segnati dalla pandemia, che sembravano qualcosa di unico e irripetibile, quest'anno ci mette di fronte a nuove sfide, che sono la situazione internazionale, l'aumento dei costi con l'inflazione, che portano a nuove incertezze. I prezzi ora stanno calando, rispetto a quello che succedeva solo qualche settimana fa, ma non sappiamo cosa succederà dopo. È un argomento su cui c'è stato troppo panico, il peggio è già passato oppure il peggio deve ancora venire. Interverrà il governo e se sì, in che modo? La realtà è che nessuno può prevedere con certezza quello che succederà. 30 italiani su 100 vedono un peggioramento nella situazione economica del paese, ma solo 5 su 100 vede un peggioramento nella propria situazione economica. Quale sarà la somma corretta tra queste due? Di nuovo, quindi, anche nel 2022 e guardando il 2023, siamo di fronte a una radicale incertezza, come era stato per il Covid e come per molte altre situazioni precedenti in realtà, perché se guardiamo gli ultimi 30 anni, questo non è uno scenario nuovo. Una ricerca ha provato a misurare l'incertezza appunto negli ultimi 30 anni, per quanto possa sembrare un obiettivo che è un controsenso, e il risultato è che con picchi e ricadute l'aumento dell'incertezza è stato costante nel corso del tempo. Quindi qui stiamo parlando di 30 anni, non di un anno sfortunato. Quindi il primo messaggio che voglio lasciarvi è che di fronte a questo trend non si può aspettare che appunto l'incertezza passi e tutto torni come prima. O sperare che la crisi riguardi altri, non noi. Magari può capitare per una crisi, ma non di fronte a un trend di questo tipo. Occorre prepararsi in anticipo per essere flessibili e resilienti. Infatti, il rischio è che l'incertezza, che è sempre presente e che anzi tende ad aumentare, ci faccia perdere delle opportunità. Al di là delle considerazioni sui cambiamenti climatici, per esempio, un autunno così dolce come quello che abbiamo appena vissuto ha prolungato la voglia di viaggiare e di stare all'aperto e contemporaneamente ha ridotto i costi energetici per i quali tutti avevamo grandi preoccupazioni. Certo, perché così in anticipo probabilmente si è trattato di un'opportunità persa. Allora, non voglio semplificare, sicuramente il tema è delicato, ma come sempre la cosa migliore è cercare di concentrarsi sul valore più che sull'economicità o appunto sul risparmio e sulla mitigazione del rischio, sull'annullamento del rischio. I turisti hanno dimostrato più riprese di voler continuare a viaggiare e di essere disposti a spendere se pensano che ne valga la pena. Vedremo su questo punto l'andamento dei prezzi nell'ultimo anno. E più avanti nel corso del webinar vedremo anche le sensazioni e le opinioni di turisti e gestori riguardo proprio a quello che ci aspetta in termini di prezzi e di costi. L'invito generale è quello di essere razionali e di guardare al futuro, alle opportunità che ci sono, al di là delle preoccupazioni comprensibili, e di non rinunciare ad agire, ma appunto di investire per essere flessibili e resilienti.
La seconda parola su cui vorrei soffermarmi è sostenibilità. Il tema della sostenibilità è già stato protagonista negli Green Days dell'anno scorso, ma oggi più che mai è d'attualità. È infatti un tema che ritorna perché i turisti sempre più si orientano verso scelte sostenibili e responsabili in ottica ambientale. Ma in questa occasione quello della sostenibilità è un tema che si collega anche al punto precedente, ovvero all'aumento dei prezzi dell'energia, per esempio. Vedremo più tardi le testimonianze di diversi gestori che hanno fatto dell'energia green uno strumento per abbattere i loro costi. Questi sono spunti estremamente interessanti che possono interessare tutti, anche se è chiaro che il settore è troppo diversificato e la situazione è troppo fluida per dare consigli generali. Siamo di fronte agli agriturismi, lo sappiamo, sono aziende molto diverse tra di loro per dimensioni, posizione, stagionalità, contratti di fornitura, eccetera. Possiamo però dire che la necessità di controllo e sensibilizzazione restano temi validi anche per il dopo emergenza. Non si tratta solo di mettere una pezza all'aumento delle bollette. Sistemi intelligenti di controllo della temperatura, regolazione dei termostati su livelli più bassi di quelli abituali, spiegando esplicitamente a voce per iscritto che la policy è legata sia all'emergenza attuale sia a quella della sostenibilità climatica, eventualmente prevedendo fee aggiuntive solo per chi non rispetta questa policy ma pretende 27 gradi in camera in pieno inverno, sono un modo di approcciare al problema appunto che non guarda solo alla contingenza ma anche al futuro. In conclusione, la sostenibilità non è più soltanto una scelta etica, ma spesso anche un fattore pratico che permette di essere maggiormente indipendenti e meno in balia delle variazioni di mercato. Un fattore di flessibilità e resilienza, come si diceva prima. L'ultima parola su cui vorrei soffermarmi è esperienze, perché un altro dei grandi trend turistici globali è quello relativo appunto alle attività ed esperienze. Un tema su cui l'agriturismo non arriva certo ultimo, anzi molto da insegnare agli altri settori del turismo, a patto di saper valorizzare la ricchezza delle iniziative che lo caratterizza e che lo ha sempre caratterizzato. Secondo gli ultimi dati disponibili, ristorazione e attività varie rappresentano oltre la metà del fatturato dell'agriturismo, mentre l'alloggio vale il 40%. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di marginale. La maggior parte degli agriturismi, infatti, offre almeno due, ma spesso più, delle tipologie riconosciute come attività agrituristiche. E solitamente si tratta delle aziende di maggior successo, perché riescono a creare un circolo virtuoso, in cui ogni elemento dell'offerta alimenta gli altri. Grazie alla diversificazione dell'offerta, sono anche le aziende più resilienti, quelle che durano di più e che sono più in grado di affrontare le difficoltà, e se ne ha avuto una conferma anche appunto negli anni non facili appena trascorsi. Nel capitolo finale di questo webinar quindi scenderemo un po' più nel dettaglio su questo argomento, ascoltando le testimonianze di alcuni dei nostri gestori e vi anticiperemo anche una nuova grande iniziativa che agriturismo.it intraprenderà nel 2023 proprio per valorizzare questo tipo di offerta. Quindi se la vostra azienda offre esperienze e attività, avete una ragione in più per restare con noi fino alla fine. E quindi buona motivazione e spero che quello che andremo a raccontarvi sia utile e sia spunto di riflessione. Grazie Fabrizio e grazie Mara per la tua introduzione. Allora, entriamo nel vivo. Chi era presente all'edizione di Agri Days dello scorso novembre ricorderà che le previsioni per questo 2022 suggerivano un cambiamento nelle scelte di viaggio dei turisti, in particolare per quanto riguarda la durata del soggiorno. Il 2020 e 2021 sono stati anni molto particolari, caratterizzati appunto da incertezze e restrizioni. In cui abbiamo registrato una concentrazione dell'interesse dei turisti di fatto per quei periodi in cui era più semplice spostarsi, ovvero per la stagione estiva. Il 2022 invece prometteva di essere un anno in cui avremmo visto le presenze dei turisti ridistribuirsi in qualche modo, andando a interessare anche periodi al di fuori dell'alta stagione. E in effetti così è stato. Abbiamo osservato un forte cambiamento già nella fase di ricerca della vacanza.
L'anno scorso le ricerche su agriturismo.it avevano iniziato a crescere soltanto a maggio, generando, lo vedete in questo grafico, un grande picco nella stagione estiva. Nel 2022 invece i turisti si sono sentiti più tranquilli sulla possibilità di viaggiare, quindi hanno iniziato a pensare e organizzare le loro vacanze già a inizio anno. Nel periodo gennaio-maggio, quindi la prima parte dell'anno del 2022, le ricerche su agriturismo.it sono state più del doppio di quelle effettuate nello stesso periodo dello scorso anno. E hanno poi continuato la loro leggera ma costante crescita, che è poi proseguita fino a metà agosto, per poi scendere, lo vedete, di nuovo dolcemente senza mai crollare. Abbiamo insomma riscontrato un interesse diffuso e molto più omogeneo rispetto agli scorsi anni durante tutti questi primi 10 mesi e mezzo dell'anno. E un altro trend su cui abbiamo concentrato il nostro interesse nell'edizione di novembre 2021 è stato l'impatto del turismo straniero. Avevamo già visto aumentare in maniera considerevole il numero di ricerche dai turisti stranieri. Parlavamo di un più 21% rispetto al 2019. E avevamo già visto che i turisti provenienti dall'estero hanno un impatto sempre maggiore sulle presenze totali negli agriturismi italiani. Questo ci lasciava ben sperare per il 2022 e dobbiamo dire che non siamo rimasti delusi. Allora, vediamo un po' di dati. Nel 2019, ormai parliamo di 3 anni fa, le ricerche da turisti stranieri erano state il 25% del totale, quindi un quarto. Abbiamo lasciato da parte qui il 2020, in cui, come sappiamo, c'è stato un crollo delle visite dall'estero, per ovvi motivi, ma vediamo che nel 2021 l'impatto del turismo dall'estero torna subito a crescere. Le ricerche da viaggiatori stranieri erano state il 27% del totale. E nel 2022 com'è andata? Vi vogliamo coinvolgere con un piccolo sondaggio live, e quindi per vedere se riuscite a indovinare sul totale delle ricerche effettuate nel 2022 quante sono state quelle effettuate dai turisti stranieri. Qua già si vede un piccolo spoiler, che sicuramente sono cresciute, ma sono cresciute un pochino, con lo stesso tasso tra 2019 e 2021. Un po' di più o molto di più? Vediamo che cosa ne pensate. Qualche secondo per elaborare le risposte. Avete risposto tutti? Vediamo, sono molto curiosa. Allora, il 50% di voi, quindi la metà, ha risposto 37%, l'altra metà meno, ma 37% è proprio la risposta esatta. E ci indica un interesse altissimo da parte dei turisti stranieri per la destinazione Italia, superiore quindi, come vediamo, anche al periodo pre-Covid. E questo interesse non si ferma alla fase di ricerca, ma si riflette anche nel numero di prenotazioni. Nel 2021, infatti, le prenotazioni da stranieri su agriturismo.it erano state il 30% del totale. Nel 2022, scusate, nel 2000, sì, sono state il 42% del totale, scusatemi, sì, è corretto. È evidente qui che la domanda estera è sempre più rilevante per il turismo italiano e non può essere trascurata, anzi, al contrario, bisogna imparare a conoscere le abitudini di viaggio dei turisti stranieri per riuscire a giocare al meglio le proprie carte e quindi muoversi con strategia nella promozione della propria struttura. Più avanti scenderemo nel dettaglio, proprio per aiutarvi in questo, di alcune differenze tra i turisti italiani e stranieri. Ma prima di passare oltre vorrei dare la parola a Marta per sapere se questo interesse dei turisti stranieri per la destinazione Italia si ritrova nelle ricerche effettuate anche su Home2Go.
Grazie Marianna e buongiorno a tutti. Sì, le tendenze che hai citato sono assolutamente confermate anche dai dati di Home2Go. Ne approfitto per dire che in diverse occasioni durante il webinar di oggi vi illustrerò delle conferme o dei confronti proprio utilizzando i dati delle ricerche su Home2Go. E questo è molto interessante per due motivi. Home2Go attira sulla sua piattaforma un bacino di turisti provenienti da tutto il mondo e ci permette di guardare le tendenze del settore turistico a un livello più alto. Possiamo quindi capire se i trend che osserviamo nell'ambito del settore agrituristico italiano si presentano anche, più in generale, nel turismo internazionale. Quello che succede su Home2Go riguarda da vicino anche molti dei gestori presenti su agriturismo.it. Alcune formule offerte dal portale, infatti, prevedono che le strutture siano visibili e prenotabili non solo su agriturismo.it, ma anche su Home2Go. Detto questo, torniamo alle informazioni che mi chiedevi. Oggi prenderemo in analisi il dominio home2go.de, specifico per il mercato tedesco, e il dominio home2go.com, ovvero quello internazionale. Su home2go.de, nel 2022 abbiamo osservato una crescita del 25% delle ricerche per la destinazione Italia rispetto allo scorso anno. E questo aumento ha interessato in particolare la prima parte dell'anno. A differenza del 2021, in cui, come diceva Marianna, abbiamo osservato un picco nella stagione estiva, quest'anno abbiamo visto tantissime ricerche già a gennaio. E il numero di ricerche mensili è rimasto alto fino al mese di luglio, quando poi è iniziato a calare con un po' di anticipo rispetto a quanto osservato nel 2021. Le zone più cercate dai turisti rimangono le stesse che avevamo visto nell'edizione di Agri Days di maggio. Quindi abbiamo Lago di Garda e Toscana saldamente al primo e secondo posto, e poi il Veneto, che a maggio era in quarta posizione, ma poi è risalito superando la Sardegna. Infine, il Trentino Alto Adige, che rimane in quinta posizione. Ritroviamo qui tutte le mete storicamente preferite dai turisti tedeschi, che a quanto pare continuano ad essere molto apprezzate. Vediamo ora il dominio home2go.com, che nel 2022 ha registrato un aumento del 12% delle ricerche per la destinazione Italia. Anche in questo caso osserviamo che le ricerche hanno iniziato a crescere a inizio anno, per poi allinearsi a quelle del 2021, nel picco di luglio. Le regioni più cercate da questi turisti internazionali, sono per certi versi simili a quelle dei tedeschi, ritroviamo infatti Toscana e Lombardia, ma lasciano spazio anche ad alcune novità come Lazio, Campania e Sicilia. Grazie Marta, è molto interessante. Ci vediamo più tardi nella tavola rotonda. Allora, ricapitoliamo. All'inizio del mio intervento ricordavo le previsioni che avevamo visto insieme lo scorso novembre e tra queste citavo la stagione che si allunga, ovvero che vedi i turisti soggiornare anche al di fuori dell'alta stagione. Le complici di questa tendenza, le abbiamo viste. Abbiamo visto sicuramente la maggior tranquillità dei turisti e l'assenza di restrizioni sugli spostamenti e l'impatto sempre maggiore del turismo straniero, perché ormai sappiamo che i turisti stranieri sono meno legati alle ferie estive rispetto ai nostri connazionali, hanno festività diverse e sono soliti organizzare le loro vacanze anche nel periodo primaverile, in quello autunnale, ad esempio. Vediamo dunque se queste previsioni hanno avuto riscontro, nelle reali date del soggiorno. È andata proprio così. In questa slide possiamo osservare un 2021 di fatto focalizzato sull'estate e un 2022 in cui aumentano le presenze fuori dall'alta stagione. Questo vale per gli italiani che hanno approfittato, ad esempio, delle vacanze pasquali, che erano ad aprile e hanno poi iniziato a muoversi già a giugno, ma soprattutto per gli stranieri, con tantissime presenze nella stagione primaverile, senza perdere per questo l'interesse che già avevano dimostrato per l'estate e per l'autunno. Passerei ora a un altro trend molto interessante, di cui avevamo parlato negli scorsi appuntamenti, ovvero quello dell'anticipo sulla prenotazione. Quindi, quanti giorni prima del check-in
viene fatta una prenotazione oppure una richiesta di prenotazione. E oggi vediamo che è un trend in crescita che non si arresta. Naturalmente, come vediamo in questa slide, l'anticipo cambia anche in base al periodo che si intende prenotare. Quindi se un turista desidera viaggiare a luglio e agosto, sa che storicamente quel periodo è molto richiesto e quindi tenderà a muoversi con un anticipo ancora maggiore rispetto a quello che farebbe per una stagione più tranquilla come la primavera. Ed è ciò che vediamo in questo grafico, quindi più è in alto la linea verde, maggiore è il numero di giorni di anticipo con cui sono state effettuate le prenotazioni o le richieste per quel periodo. Quindi prenotazioni per soggiorni a febbraio, marzo, giugno, li vedete lì sulla linea, sono state effettuate mediamente 40 giorni prima. Invece quelle per luglio, agosto e settembre con più di 40 giorni di anticipo, quelle per gli altri mesi con un po' meno di 40 giorni di anticipo. E possiamo anche vedere la stessa identica informazione dalla prospettiva opposta, ovvero chi prenota o fa una richiesta nei mesi autunnali e invernali, quindi ora, mediamente è interessato a partire anche tra 5 mesi, da un anticipo davvero enorme. Ma ciò su cui mi vorrei soffermare, che è un'altra cosa davvero interessante, è che negli ultimi anni, a prescindere dal periodo in cui si intende soggiornare, le prenotazioni e le richieste vengono effettuate con un anticipo sempre maggiore. Mi spiego. Nel 2022 i turisti italiani hanno prenotato le loro vacanze con in media 36 giorni di anticipo. L'anno scorso la media era di 28 giorni, quindi l'anticipo è cresciuto del 29%. In merito agli stranieri, già sappiamo che per attitudine e questioni organizzative tendono a prenotare con un anticipo maggiore rispetto agli italiani. Quindi abbiamo detto che nel 2022 gli italiani hanno prenotato in media con 36 giorni di anticipo. Bene, gli stranieri hanno prenotato con 68 giorni di anticipo. E nel caso degli stranieri, l'anticipo medio dell'anno scorso era di 39 giorni, quindi nel giro di un anno è aumentato del 74%. Sia chiaro, c'è sempre il turista che per svariati motivi opta per una soluzione last minute, ma questo trend non va assolutamente ignorato e ci invita a ragionare in un'ottica diversa e a guardare sempre avanti, perché se il turista parte in anticipo a prenotare, allora sarà strategico farsi trovare pronti con il giusto anticipo a ricevere prenotazioni. Anche perché le prenotazioni effettuate con maggiore anticipo sono tendenzialmente quelle per i soggiorni più lunghi. Infatti abbiamo provato a considerare solo quelle prenotazioni che erano state effettuate con un numero di giorni di anticipo superiore alla media. E abbiamo osservato che la durata media del soggiorno in questo caso cresce del 37%. Ma a proposito di soggiorni più lunghi, andiamo un po' a vedere quanto sono durate le vacanze dei turisti nel nostro 2022. Allora, anche in questo caso, esattamente come ho detto poco fa per l'anticipo, vediamo un impatto importante della stagionalità, ovvero la durata del soggiorno varia in base al periodo della vacanza, con permanenze mediamente più lunghe nel periodo estivo. Ma la cosa più interessante qui, secondo me, è notare la differenza tra turisti italiani e stranieri. Allora, le prenotazioni e richieste da italiani effettuate nel 2022 sono state per soggiorni lunghi in media 3,89 notti, un numero che rimane pressoché invariato rispetto a quanto avevamo visto lo scorso anno. Invece il soggiorno medio richiesto dagli stranieri è già di base più lungo, 5,24 notti. E non solo, già lo vedete, rispetto al 2021 le prenotazioni richieste degli stranieri sono state effettuate per soggiorni più lunghi dell'11%. Quindi l'aumento delle presenze straniere che abbiamo osservato si rivela nuovamente un beneficio.
Io verrei all'ultimo argomento di questa analisi delle tendenze che si sono andate rafforzando nel corso del 2022, ma certamente non l'ultimo per importanza, perché parliamo di quanto hanno speso i nostri turisti per i loro soggiorni. Allora, iniziamo dando un'occhiata alla spesa complessiva dei turisti per i soggiorni in agriturismo negli ultimi anni. Osserviamo una crescita significativa davvero nel post pandemia, quindi dal 2019 al 2021 la spesa media per un soggiorno è salita da 357 a 516 euro. E nel 2022 sta ancora crescendo oppure si è fermata? Voglio di nuovo coinvolgervi per vedere se riuscite a indovinare quanto hanno speso in media i turisti per un soggiorno in agriturismo in questo 2022. Quindi un pochettino meno, 505 euro, un pochettino di più, 535, o molto di più, 575. Vediamo, avete sicuramente tanti indizi in quanto gestori per arrivare alla risposta giusta. Vi lascio qualche secondo per rispondere e ne approfitto per bere un goccio d'acqua. Ok, vediamo. Il 57% di voi dice che i turisti hanno speso 575 euro mediamente per un soggiorno in agriturismo nel 2022 e avete di nuovo indovinato. La spesa media per un soggiorno in agriturismo continua ad aumentare. Nel 2022 è cresciuta dell'11% rispetto allo scorso anno. Scendendo nel dettaglio, vediamo gli italiani con una grossa crescita di spesa, appunto, innescata nel post-Covid, che ha poi un po' rallentato nell'ultimo anno, con uno speso medio per notte di 112 euro che è rimasto praticamente invariato dal 2021. Non dobbiamo tuttavia dimenticare le riflessioni sulla stagionalità che ho fatto all'inizio di questo capitolo. Perché, come dicevamo, quest'anno i turisti hanno viaggiato molto più spesso al di fuori dell'alta stagione estiva, scegliendo volentieri vacanze in primavera o in autunno. Questi periodi sono innanzitutto più economici. Inoltre, sempre in questi periodi, molti turisti optano per weekend, weekend lunghi, soggiorni mordi e fuggi. Questi fenomeni sono assolutamente positivi perché permettono di ospitare turisti anche in momenti diversi, magari dall'estate. Però chiaramente abbassano la media annuale della spesa per soggiorno, essendo più brevi. Quindi, guardando questo grafico, potrebbe sembrare che nulla sia cambiato rispetto al 2021, ma in realtà, ad esempio, se andiamo a confrontare le singole stagioni, scopriamo che un aumento di spesa, seppur lieve, c'è stato. Ad esempio, nel periodo estivo siamo passati da 484 a 493 euro per soggiorno. Nel periodo primaverile, in quello autunnale, siamo passati da 273 a 282 euro per soggiorno. Ma passiamo agli stranieri, che già nel 2019 si caratterizzavano per una spesa maggiore rispetto ai nostri connazionali. E questo continua ad essere vero. Per una notte in agriturismo nel 2022, gli stranieri hanno speso mediamente il 15% in più degli italiani. E se aggiungiamo le informazioni che abbiamo visto poco fa sulla durata mediamente più lunga dei soggiorni degli stranieri, ad esempio, non ci stupisce che lo speso totale per un soggiorno di chi viene dall'estero sia più del doppio dello speso totale dei nostri connazionali. Ma non è finita qui, perché la spesa media degli stranieri per i loro soggiorni in agriturismo non solo è cresciuta rispetto al pre-pandemia, ma ha continuato a crescere, lo vedete. Come anticipato da Fabrizio all'inizio di questo webinar, i turisti non si tirano indietro e sono disposti a spendere se ne vale la pena. Ma resterà ancora così?
Possiamo aspettarci che i trend illustrati finora proseguano nelle prossime settimane, nel 2023, o ci sono cambiamenti dietro l'angolo? Questo lo scopriremo tra poco nel secondo capitolo di AgriDays, che è la tavola rotonda dedicata ai risultati di alcuni nostri recenti sondaggi che ci illustrano proprio le intenzioni di viaggio dei turisti per i prossimi mesi. Ma prima una breve parentesi su un argomento che sappiamo interessare a molti dei gestori che ci stanno seguendo oggi, ovvero le regioni e le province più richieste nel 2022 su agriturismo.it. E per questo ripasso la parola a Mara. Grazie. Grazie Marianna. Ecco allora le top province per numero di richieste e prenotazioni da parte dei turisti italiani e stranieri. Iniziamo dagli italiani. Sul podio troviamo tre province che svettano sempre questa classifica. Si tratta di Perugia, Grosseto e Siena. Sono province che hanno una radicata tradizione di accoglienza agrituristica e un'offerta molto variegata. Seguono poi Verona, Firenze, Pisa e Livorno. Molti dei nostri turisti su agriturismo.it provengono dal nord Italia. Con il ritorno delle gite fuori porta, quelle gite che ci piace fare tra la primavera e l'autunno, non ci stupisce che le mete scelte siano proprio destinazioni non troppo lontane da casa, ideali quindi per un soggiorno breve alla scoperta della natura oppure di cultura. Fin qui la panoramica è abbastanza simile a quella che avevamo visto a maggio, ma dopo l'estate vediamo che entrano in classifica anche destinazioni tipicamente marittime e montane. Parlo infatti della provincia di Bolzano e della provincia di Lecce. Per gli stranieri, Siena e Verona sono indissolubilmente al primo e secondo posto della classifica. Compare più in basso anche Brescia, che insieme a Verona ci ricorda la grande domanda straniera per la zona del Lago di Garda. Bolzano e La Spezia, destinazioni di grande fascino, sono comunque poco lontano dai confini e sono sempre molto gettonate. La New Entry invece di questo periodo è rappresentata dalla provincia di Sassari. Osservando invece la situazione da un punto di vista più ampio, passiamo ora alle regioni più richieste. Per i turisti italiani, Toscana e Umbria sono proprio le regioni simbolo dell'agriturismo e restano saldamente al primo e al secondo posto. Rispetto a quanto avevamo visto a maggio, salgono al terzo posto le Marche, probabilmente grazie alle prenotazioni per l'estate. Rimane invece invariata la classifica degli stranieri. Ora direi che possiamo passare al secondo capitolo di questo webinar, in cui andremo a vedere le intenzioni di viaggio dei turisti per i prossimi mesi e per il 2023. Parleremo sia dei turisti italiani che dei turisti stranieri. Vi ricordiamo, l'abbiamo già citato inizialmente, come ogni anno abbiamo inviato un sondaggio ai nostri turisti italiani e stranieri e quest'anno abbiamo raccolto oltre 3.000 risposte. Parallelamente, anche Home2Go ha lanciato un sondaggio analogo che ci aiuterà ad avere una visione ancora più ampia di come si evolverà il mondo del turismo nel prossimo futuro. Ora passo la parola a Marianna, Maria Teresa e Marta. Cominciamo. Eccoci. Allora, procediamo con ordine e iniziamo con le intenzioni di viaggio per i prossimi mesi invernali, quindi per il periodo novembre 2022-febbraio 2023. La voglia di viaggiare è tanta, l'abbiamo scritto anche in questa slide. Il 72% dei turisti italiani, infatti, ci ha detto che viaggerà come lo scorso anno o addirittura di più. E gli stranieri non sono da meno. Anzi, il numero di turisti che viaggerà come lo scorso inverno, se non di più, oscilla tra il 76% dei francesi e l'83% degli anglofoni e dei germanofoni. E vediamo conferma di questo trend già con le richieste di prenotazione ricevute su agriturismo.it proprio per il periodo autunno-inverno. Queste infatti sono più del doppio di quelle raccolte per lo stesso periodo del 2021. E un'ulteriore conferma arriva anche dai dati di Home2Go. Le ricerche per soggiorni nel periodo autunnale e invernale quest'anno sono aumentate del 38% rispetto al 2021. Beh, l'interesse quindi è alto. E la buona notizia è che molti di questi turisti devono ancora prenotare il loro soggiorno.
Per quanto riguarda gli italiani, che come abbiamo visto si muovono con un anticipo un po' minore, solo il 6% ha già prenotato tutti i suoi spostamenti da qui a marzo. Il 72% sta ancora cercando per qualche soggiorno, mentre gli altri ancora sono indecisi. E invece in merito agli stranieri, il 16% ha già prenotato e il 50% si sta ancora organizzando. Ottime notizie! Diciamo che lo vedremo tra un attimo, ecco, in questo grafico gli italiani sono interessati in modo veramente simile sia a partire approfittando di ponti e festività sia magari in altri periodi nel corso dei prossimi mesi. Invece gli stranieri, solo il 25% dei turisti è interessato ad approfittare di ponti e giorni festivi per la loro prossima vacanza. Gli altri preferiranno spostarsi in periodi diversi dalle feste, soprattutto nei mesi invernali. E quanto dureranno le loro vacanze invernali? Il 35% degli italiani ha in programma soggiorni brevi e prevede di partire per uno o più weekend fuori porta. Il 22% vorrebbe partire per una settimana o poco più e il 5% vorrebbe partire per soggiorni più lunghi di 2 settimane, mentre c'è sempre una piccola percentuale che non ha ancora deciso. Invece, per quanto riguarda gli stranieri, il 24% ha in programma uno o più weekend fuori porta, il 42% vorrebbe partire per una settimana o poco più e il 20% vorrebbe partire per almeno 2 settimane. La restante parte non ha invece ancora deciso. E si conferma ancora una volta che gli stranieri hanno in programma di soggiornare per periodi più lunghi. È proprio vero. Invece, in merito alle destinazioni preferite per i prossimi mesi, per gli italiani troviamo, coerentemente con la stagione, montagna, città e borghi. Hanno ricevuto ciascuna il 18% delle preferenze dei turisti. E per dovere di cronaca, in realtà sono seguite a ruota veramente dalle località di collina o campagna, che hanno ricevuto il 14% delle preferenze. Invece al contrario, in testa alle destinazioni preferite dagli stranieri, anche d'inverno c'è il mare, con il 19% delle preferenze, seguito a brevissima distanza dai borghi, con il 18%, e dalla campagna col 17%. Molto interessante. Ma ora la domanda è, quando arriveranno queste prenotazioni? Le risposte degli italiani sono di nuovo equamente distribuite tra chi prenoterà entro la fine di novembre, quindi veramente tra poco, chi prenoterà entro la fine dell'anno, chi farà una prenotazione last minute e chi ancora non lo sa. È simile l'atteggiamento degli stranieri, che però, come sappiamo, dimostra una minore attitudine alle prenotazioni last minute. Certo. È vero, ragazze. Ciao a tutte, tra l'altro, e intervengo per fare un pochino un riepilogo. Sono molto contenta ovviamente di sentire queste notizie, che sono molto incoraggianti sia per l'agriturismo e sicuramente anche per tutti i nostri gestori. A questo proposito voglio far ragionare i nostri gestori su un punto che può aiutarli a migliorare le performance per il 2022 e soprattutto per il 2023. Marianna mi perdonerà se sto per anticipare o confermare dei trend che vedremo dopo. Ma tornando a noi, vi voglio far notare e ricordare che i giorni in un anno sono 365 e per quanto riguarda le prenotazioni online, le ricerche online, in questi giorni, negli stessi giorni, accadono cose molto diverse. Lo abbiamo visto anche prima nei grafici relativi all'anticipo del soggiorno e le relative differenze tra italiani e stranieri. Questo periodo, ovvero l'autunno 2022, ne è proprio un esempio, perché questo è un momento utile per promuovere i ponti e le festività per gli italiani e per quegli stranieri che viaggeranno last minute. Abbiamo visto che non saranno tantissimi. Ma allo stesso modo è un ottimo momento invece per promuovere il 2023, soprattutto per gli stranieri. Ricordiamoci ancora che, come ci ha detto Marianna, chi fa i soggiorni più lunghi e più consistenti prenota proprio con largo anticipo e questo è confermato anche per il 2023. Quindi il consiglio è quello di promuoversi il più possibile in questo momento per beneficiare
di tutti questi flussi di traffico che sono ovviamente molto interessanti. Prendiamo due piccioni con una fava, mettiamola così. Inoltre, allo stesso modo, il discorso vale per quelle strutture che hanno deciso di chiudere l'azienda in autunno o in inverno. Ricordatevi che la visibilità non va di pari passo con l'apertura o chiusura dell'azienda. Quindi stare online in questo momento significa iniziare a mettere le basi per il 2023 e iniziare quindi a ricevere delle prenotazioni. Ovviamente avrete la possibilità di aggiornare i calendari segnalando la vostra chiusura autunnale o invernale in modo tale da non ricevere richieste per periodi in cui non avete disponibilità perché siete chiusi. Quindi, in sostanza, è molto importante far risaltare la vostra presenza online su agriturismo.it, ad esempio, allo scopo comunque di intercettare le prenotazioni di alta qualità. E queste lo sono, perché? Perché sono effettuate con largo anticipo, perché sono per più notti e sono per più persone, quindi è un ricavo più alto per l'azienda e un grande anticipo, quindi strategico per lavorare meglio sul 2023. Quindi il mio consiglio è quello di parlare con il vostro referente commerciale, chi è cliente sa già come mettersi in contatto con loro. In questo momento c'è la possibilità anche di fissare degli appuntamenti in videochiamata, in modo tale che possiate parlare insieme a loro dei vostri obiettivi e quindi stabilire insieme un piano di visibilità che vi aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete posti. Solo così si pongono ovviamente le basi per tracciare la strada per uno strategico 2023. Chi invece non è ancora nostro cliente non si deve preoccupare, alla fine di questo webinar comunque daremo tutte le indicazioni per contattarci, per mettersi in contatto con noi. Grazie Maria Teresa, hai fatto bene a intervenire, hai assolutamente ragione nell'invitare a guardare avanti al 2023. Infatti, guardando un po' più in là del periodo invernale, è molto interessante notare che i turisti hanno già dimostrato interesse per la primavera e l'estate 2023. Il 44% degli italiani ci sta già pensando e sta iniziando a cercare, non è poco. Il 53% ci penserà più avanti. Invece, se guardiamo gli stranieri, ben il 66% ci sta già pensando e sta iniziando a cercare, e il 27% ci penserà più avanti. Molto interessante. E abbiamo già osservato questo interesse anche analizzando le prenotazioni e le richieste che abbiamo ricevuto in questi ultimi 2 mesi. Proprio per il 2023 e queste sono del 73% superiori a quelle dello scorso anno. Beh, diciamo che allora è davvero un momento frizzante. Sì. Ho quindi altri due consigli per i nostri gestori. Intanto, per far sì che il beneficio sia per tutti, quindi per i turisti, ma anche per i gestori, vi esorto i nostri gestori a fare in modo che il processo di prenotazione sia sempre fluido e piacevole, che quindi la domanda possa incontrare l'offerta. Per far sì che questo accada è necessario sempre che i vostri calendari siano aggiornati, come anche i minimum stay e le tariffe, tutte le informazioni che riguardano la struttura. Anche in questo caso vi lasceremo i riferimenti del nostro staff a fine webinar, in modo tale che possiamo darvi una mano se è necessario. E questo punto è assolutamente essenziale. L'altro punto è che vi ricordo che la modalità di prenotazione preferita dagli italiani rimane il contatto diretto, ovvero le mail e le telefonate. E quella degli stranieri è la prenotazione online. Quindi ovviamente anche gli stranieri utilizzano il contatto diretto, soprattutto per organizzare degli eventi, immaginiamoci i matrimoni che vengono organizzati all'interno dei nostri agriturismi italiani o delle vacanze con un gruppo cospicuo di persone. Questo significa che avere la possibilità di ricevere sia prenotazioni online che contatti diretti vi aiuta tantissimo a sfruttare questi flussi di traffico. Agriturismo.it vi consente questa possibilità, quindi, come anticipato prima, vi consiglio di contattare referenti commerciali o appunto di contattarci per avere maggiori informazioni. Fatevi anche spiegare dai colleghi come essere visibili su Home2Go. E quindi come sfruttare anche questo flusso di traffico internazionale, come ci ha spiegato un pochino Marta all'inizio. Giustissimo, Maria Teresa, grazie mille.
Io direi, veniamo alle attività preferite dai turisti mentre sono in vacanza. Per gli italiani troviamo, sono qui in ordine di preferenza, le attività culturali come visite a città e musei, enogastronomiche, quindi degustazioni di vino e cibi locali, poi naturalistiche, quindi escursioni al mare, in montagna, al lago, eccetera, e infine rilassanti, che veramente può andare dal relax alla spa, alla lettura o semplicemente il dolce far nulla. Rispetto a quello che abbiamo visto a maggio, le attività culturali ed enogastronomiche sorpassano quelle naturalistiche e rilassanti. Questo è abbastanza comprensibile se pensiamo che in questo momento i turisti hanno in mente prima di tutto i loro soggiorni più vicini, quindi quelli nel periodo invernale, mentre quando abbiamo fatto questa domanda a maggio erano un po' più focalizzati sulle attività all'aria aperta con cui si sarebbero cimentati durante l'estate. Interessante come rispetto ai risultati di novembre dello scorso anno scenda in classifica il puro relax e salga l'interesse per l'enogastronomia. Invece, se guardiamo le preferenze degli stranieri, vediamo che sono pressoché identiche, se non per il fatto che le esperienze enogastronomiche scavalcano quelle culturali e si posizionano al primo posto. Anche per gli stranieri scende l'interesse verso attività naturalistiche rispetto a quanto dichiarato alla vigilia dell'estate. Confrontando i risultati con lo scorso novembre, cresce ancora di più l'interesse verso esperienze enogastronomiche. Ci torneremo su questo tema delle esperienze nel nostro ultimo capitolo, ma ancora un punto per quanto riguarda questo sondaggio, perché abbiamo chiesto ai nostri agrituristi anche quali sono i fattori più importanti che valutano quando prenotano un alloggio. La prima cosa che osserviamo è che rispetto al passato risale in classifica l'attenzione al prezzo, importante per il 66% degli italiani e per il 53% degli stranieri. Lo scorso anno questa voce si collocava al quinto posto nella classifica degli italiani e all'ottavo posto nella classifica degli stranieri. Qui si intende una maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo e una maggiore propensione a valutare offerte sotto forma di pacchetti, quindi ad esempio un'esperienza inclusa nel soggiorno. Al secondo posto, importante per il 51% degli italiani e per il 57% degli stranieri, troviamo la posizione, ovvero la vicinanza della struttura a luoghi di interesse. Al terzo posto degli italiani troviamo la pulizia, importante per il 39% di chi ci ha risposto. Al terzo posto per gli stranieri troviamo invece i servizi extra, che possono essere parcheggio, servizi per famiglie con bambini, wifi, animali ammessi, eccetera. Ritroviamo molti di questi temi anche nel sondaggio effettuato da HomeToGo, dove però la pulizia è ritenuta ancora più importante della posizione e le politiche di cancellazione flessibili sono ritenute più importanti dei servizi a disposizione. Bene, direi che è stata una tavola rotonda interessante, ricca di dati e consigli. Eccoci pronti per affrontare un nuovo argomento. Il terzo capitolo di questa edizione di AgriDays è dedicato a un tema che sappiamo stare molto a cuore a tanti dei gestori che ci seguono oggi. Parliamo infatti dell'aumento dei prezzi, di cui si è molto discusso negli ultimi mesi, e sull'impatto che questo potrebbe avere sul nostro settore. Per affrontare questo argomento abbiamo raccolto le opinioni dei nostri gestori e della community dei nostri agrituristi. Lo abbiamo fatto attraverso una serie di sondaggi. Come anticipava Fabrizio all'inizio del webinar, la realtà del settore agrituristico è veramente troppo fluida e variegata per dare consigli generali, però siamo sicuri che gli spunti forniti da alcuni dei nostri gestori saranno di ispirazione per affrontare i mesi a venire. D'altra parte, le risposte dei turisti sul tema saranno certamente di incoraggiamento. Esatto Mara, sappiamo che il tema dell'aumento dei costi, in particolare di quelli energetici, ha messo in allerta tantissimi gestori. Infatti il 94% di coloro che hanno risposto al nostro sondaggio pensa che l'inflazione e l'aumento dei prezzi avranno un impatto sulla sua attività.
e la maggior parte di loro pensa che questo impatto sarà grande o molto grande. Al contrario, i turisti non sembrano altrettanto in pensiero. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il 72% dei turisti italiani e più del 76% dei turisti stranieri ci hanno detto che viaggeranno come lo scorso inverno o addirittura di più. E in merito ai programmi per la primavera e l'estate, solo l'1% degli italiani e meno dell'1% degli stranieri pensa che non viaggerà affatto. Questo ci fa intuire che non assisteremo ad un crollo delle presenze, anzi, e questa è una prima informazione che sicuramente ci rassicura. Beh, sì, direi assolutamente di sì. Tornando però al sondaggio, per far fronte all'aumento delle spese, il 39% dei gestori ci ha detto di aver già alzato i prezzi e il 41% è in programma di alzarli a breve. Il 10% invece ancora non ha deciso, ma oltre a tutto questo, mediamente i prezzi verranno alzati del 14%. Sì, diciamo che nello scorso capitolo abbiamo visto alcuni dati che ci rassicurano anche in questo senso, in particolare nella sezione proprio dedicata alla spesa media per i soggiorni dei turisti che sta continuando a crescere. E come abbiamo già detto in diverse occasioni in questo webinar, lo ripeto ancora una volta, se ne vale la pena, i turisti sono disposti a spendere. Certo, ci sono anche dei turisti che ci hanno detto che per le loro future vacanze vorrebbero risparmiare. Però questa non è sempre una brutta notizia. Ad esempio, molti italiani, proprio per contenere le spese, preferiranno rimanere in Italia e viaggiare fuori stagione. Un'ulteriore buona notizia è che mentre molti italiani preferiranno rimanere in Italia per le vacanze, solo il 27% degli stranieri intende rimanere nel proprio paese e solo il 14% ha intenzione di intraprendere un viaggio intercontinentale. Il 52% dei turisti stranieri ha in programma di viaggiare in una destinazione europea e la destinazione Italia interessa al 75% di coloro che hanno risposto al sondaggio di agriturismo.it. Il sondaggio di Home2Go conferma questo trend e ci offre anche una possibile spiegazione. Quest'estate è stata piuttosto complessa per i viaggi internazionali, ricorderete per esempio le notizie di un traffico aereo spesso in difficoltà, con numerosi ritardi e cancellazioni. Ora la situazione degli spostamenti sembra molto più favorevole e tanti stranieri sono pronti ad approfittarne. In confronto con lo scorso anno, le ricerche per viaggi internazionali nel periodo autunno-inverno sono aumentate del 31%. Niente male, grazie Marta. E scusa Maria Teresa, ti rubo ancora la scena un secondo, perché sempre in relazione a questo tema del risparmio, abbiamo chiesto anche ai turisti su quali elementi della vacanza sarebbero eventualmente più inclini a risparmiare. Ed è interessante vedere le risposte degli italiani. Allora, al primo posto troviamo la durata del viaggio. Gli utenti che abbiamo intervistato tendenzialmente non sono dell'idea di rinunciare alle loro vacanze per risparmiare, semmai sono disposti ad accorciarle un po'. Abbiamo però anche visto nel precedente capitolo che la tendenza degli italiani è quella di fare soggiorni sempre più lunghi. Quindi potremmo ritrovarci di fronte a esigenze molto diversificate nelle prenotazioni per i prossimi mesi. È quindi bene cercare, nei limiti del possibile chiaramente, di essere flessibili in modo da riuscire a intercettare il maggior numero possibile di turisti. Al secondo posto troviamo l'alloggio. Meno stanze di lusso e più spazio a un'accoglienza semplice e familiare. Questo è un punto a favore dell'agriturismo, sicuramente. E un altro punto a favore dell'agriturismo è chi è incline a risparmiare su cibo e bevande. Magari a rinunciare quindi a una cena raffinata al ristorante, preferendo la cucina casalinga tradizionale. Ma pensiamo anche a questo. Un conto è soggiornare in un alloggio e dover uscire a mangiare fuori ad ogni pasto. Diverso, e magari preferibile se si intende risparmiare, soggiornare in una struttura che offre anche la possibilità di consumare in loco alcuni pasti, se non tutti. Certamente,
Gli italiani non risparmieranno sui mezzi di trasporto, preferendo l'automobile a treno e autobus. E questo direi che è ottimo per chi ha una struttura che magari è difficile da raggiungere con i mezzi pubblici. E non risparmieranno sulle esperienze. Ma questo tema lo teniamo per il prossimo capitolo. Rispetto agli italiani, gli stranieri sono più propensi a risparmiare sulle esperienze, ma non nel senso che non le vogliono fare, piuttosto che ne sceglierebbero di meno costose, come ad esempio un tour a piedi al posto di un tour guidato o magari qualche attività da svolgere direttamente in struttura, inclusa nel pacchetto del soggiorno. Altra differenza con gli italiani è che gli stranieri non vogliono assolutamente risparmiare sul cibo. La scoperta della cucina locale è parte integrante della loro esperienza di viaggio. Questo lo immaginavamo. Grazie ragazzi per i contributi, ma tornando un attimo all'aumento dei prezzi del soggiorno in agriturismo, c'è da dire anche un'altra cosa, che il 7% dei gestori ha dichiarato che non alzerà i prezzi, ma prevede di far pagare i consumi a parte. Cosa pensano i turisti di questa formula, di questa opzione? Allora, tra gli italiani abbiamo riscontrato un 30% di turisti che in effetti preferirebbero pagare i consumi a parte. La stragrande maggioranza comunque ha dichiarato di preferire un prezzo unico, magari anche un po' più alto, che però comprenda alloggio e consumi. Per gli stranieri la differenza invece è ancora più netta. Meno del 20% di chi ha risposto al sondaggio ci ha detto di preferire la formula con consumi a parte. Oltre l'80% dei turisti invece preferisce i consumi inclusi nel costo dell'alloggio. Grazie mille. Sempre nella logica di contenimento dei costi, il 19% dei gestori ci ha detto di aver introdotto una chiusura invernale. Il 24% ha intenzione allungherà il periodo di chiusura invernale che già faceva e il 16% non ha ancora deciso. Marianna, ci sono dei consigli su questo punto? Questo è un tema delicato, sì. Per cui poi chiaramente ogni gestore deve fare le proprie valutazioni in base alla sua zona e in base davvero a tanti altri fattori. L'unico consiglio che possiamo dare, secondo me, è quello che di fatto ha già dato Fabrizio all'inizio del webinar, ovvero di provare a vedere l'opportunità al di là di tutte le comprensibili incertezze. E in questo webinar mi sembra che di opportunità ne abbiamo viste tante, cercando quindi di essere flessibili per evitare magari di perdere delle occasioni di guadagno interessanti. Sì, sono d'accordo. Grazie Marianna. E per concludere questo capitolo vorremmo lasciarvi degli spunti di alcuni dei nostri gestori che ci hanno raccontato quali iniziative hanno messo in atto o hanno in programma di mettere in atto nei prossimi mesi, sempre per far fronte all'aumento dei costi. Quindi vi lascio qualche secondo per scorrerle tutte. Intanto colgo l'occasione per ringraziare i nostri gestori che, come sempre, sono molto disponibili a fornirci le loro testimonianze e i loro suggerimenti da condividere con altri gestori presenti al webinar. E come potete vedere in queste citazioni ritroviamo forte il tema della sostenibilità e degli investimenti, della svolta green che citava Fabrizio all'inizio. Ma non solo, emergono anche il tema della destagionalizzazione e il tema del miglioramento della promozione della propria struttura, che sono estremamente importanti e in questo agriturismo.it ovviamente vi può aiutare. Rinnovo l'invito a chi non l'avesse ancora fatto a prendere l'appuntamento con il proprio consulente commerciale, condividere appunto gli obiettivi e in modo tale da avere una stagione di successo per il 2023. E perché non è ancora cliente, vi lasceremo tutti i riferimenti. E le ultime due citazioni, infine, fanno un po' invece da introduzione all'ultimo capitolo di questo ricchissimo webinar. Il primo punto è la diversificazione della propria offerta e il secondo punto è il proporre attività ed esperienze che attirino anche persone della propria zona e non soltanto i turisti che arrivano da lontano. Questi sono temi centrali nello sviluppo e nella crescita della propria azienda agrituristica e tra poco vedremo meglio con Mara quali sono le opportunità che si possono cogliere.
Grazie Maria Teresa. Grazie a te. Avevamo già parlato di esperienze in agriturismo nel nostro incontro di maggio, dopo che i nostri turisti avevano espresso un forte interesse ad arricchire la loro vacanza con attività di vario tipo, che siano sportive, culturali, alla scoperta del territorio e molto altro. Però vorrei fare un passo indietro, vorrei andare ad analizzare l'attuale offerta nel mondo dell'agriturismo italiano. Le attività agrituristiche di maggior successo sono senz'altro ospitalità e ristorazione. Come ha detto Fabrizio all'inizio del webinar, secondo gli ultimi dati disponibili, l'alloggio da solo vale il 40%, mentre ristorazione e attività varie rappresentano oltre la metà del fatturato annuo dell'agriturismo. In questo capitolo ci concentreremo su tutto il resto. Cosa c'è quindi oltre l'alloggio e la ristorazione? Innanzitutto troviamo le degustazioni, presenti nell'82% delle aziende, che offrono servizi diversi da alloggio e ristorazione, appunto. Le degustazioni consentono di esplorare i legami con i prodotti dell'azienda stessa e con i sapori del territorio, senza però dover servire regolarmente la colazione o i pasti. Ci sono poi le attività legate strettamente all'azienda e queste sono presenti nel 72% dei casi. A volte si tratta di vere e proprie visite alla parte produttiva di un'azienda, per esempio coltivazione, allevamenti, attività di trasformazione. Altre volte invece si tratta di percorsi storici volti a conoscere meglio la vita contadina e la sua storia. Infine ci sono anche le fattorie didattiche che tendenzialmente sono rivolte a scuole oppure a gruppi. Altra tipologia diffusa è quella dei corsi, che possono ricollegarsi a specificità dell'azienda o comunque essere dei corsi tradizionali, quindi stretta connessione con quanto abbiamo appena detto. Pensiamo ad esempio ai corsi di cucina, corsi di laboratori di terracotta, apicoltura, coltivazione dell'orto. Oppure possono sfruttare gli spazi dell'azienda per discipline che attirano specifiche tipologie di turisti. Penso al corso di fotografia piuttosto che al corso di yoga, al corso di inglese e di pittura. La lista è davvero lunghissima e variegata. Le attività guidate possono essere rivolte anche al territorio e in questo caso si tratta di visite alle città d'arte oppure escursioni a piedi, in bici e a cavallo. Corsi ed esperienze guidate sono presenti per il 54% delle aziende che offrono attività. Un'ultima diffusa tipologia è infine quella connessa alla ricerca del relax e del benessere, che include trattamenti, massaggi, sauna ed è presente nel 14% dei casi. Una cosa da sottolineare è che queste esperienze possono essere offerte direttamente dall'azienda agrituristica, ma spesso vengono erogate tramite accordi che si fanno con professionisti oppure realtà specializzate. Questo consente quindi anche alle aziende più piccole di presentare un'offerta varia. Consente di includere nell'offerta anche attività molto specifiche e di nicchia, che comunque richiederebbero competenze approfondite e attrezzature dedicate. Ora passiamo dall'altra parte, dall'altro lato. Parliamo della domanda analizzando i dati del sondaggio rivolto agli utenti di agriturismo.it. Da quanto risulta, più della metà degli agrituristi italiani ha preso parte a un'attività o a un'esperienza durante la sua ultima vacanza. Questa percentuale sale se guardiamo ai turisti stranieri, addirittura supera il 60%. Scendendo più nel dettaglio, vediamo che una grossa differenza tra i turisti italiani e i turisti stranieri riguarda le quote di chi ha ben chiara l'esperienza che vuole fare in vacanza e addirittura la sceglie e prenota prima ancora di prenotare il suo soggiorno. Si tratta del vero zoccolo duro del turismo esperienziale, perché è probabile che la struttura dove soggiornare venga scelta principalmente in funzione delle attività e delle esperienze che sono disponibili nella struttura stessa oppure nel territorio circostante. Le proporzioni tra italiani e stranieri si ribaltano quando andiamo a guardare turisti che prenotano esperienze e attività dopo aver prenotato il soggiorno, ma comunque in anticipo rispetto alla vacanza stessa.
Infine, molti turisti, e qua parlo sia italiani che stranieri, hanno un atteggiamento per così dire opportunistico. Scelgono cioè le attività e le esperienze solo una volta arrivati a destinazione. Nei confronti di questi turisti, l'offerta esperienziale della struttura rappresenta in un certo senso una sorta di upgrade. Non contribuisce in maniera determinante alla scelta di una destinazione rispetto magari ad un'altra, però alza in maniera significativa il valore stesso del soggiorno. Ora vorrei condividere con voi qualche testimonianza dei nostri gestori proprio su questo tema. Vi lascio guardare il nostro video. Comunque crei questo rapporto. Cioè, io la cosa che ho proprio notato è che quasi tutti quelli che hanno partecipato, fatto esperienze, cose di questo tipo, mi capita anche con gli altri, ma con questi ancora di più, poi fanno il passaparola. Fuori stagione, che partiamo da marzo fino a giugno, ti direi quasi il 90% delle persone che vengono da noi in agriturismo. E luglio e agosto si abbassa notevolmente la richiesta, ecco, di queste esperienze, quindi ti direi un 20%, un 20, un 30%, perché tutto poi è molto veloce in piena stagione. La persona che in prima battuta è venuta per due giorni e quindi ha capito che non è un posto di due giorni, ecco perché io metto il minimum stay, perché non è un luogo, perché poi ci rimangono male, non lo possono neanche girare tutto, non se lo possono godere. Allora l'anno successivo mi ritorno e mi sta una settimana. Mi hai detto che poi quando arrivano da qua le facciano tutte o ne fanno solo alcune, quasi tutti fanno qualcosa. Non è detto che tutti facciano tutto, tutti la stessa esperienza. Certo è che quello che ti attrae è il ventaglio delle possibilità. Un'altra attività carinissima che noi facciamo è i picnic lungo l'azienda, cioè se hanno dei bambini diamo un basket con del cibo da mangiare ovviamente con le mani, del buon vino, e loro possono scegliersi un angolo dell'agrumeto. Poi noi abbiamo una postazione che è meravigliosa, lo chiamiamo il Belvedere, dove tu hai una straordinaria vista dell'Etna, della Calabria e di Taormina, per cui rimangono affascinati. Noi siamo specializzati sul tiro con l'arco perché oltre 20 anni facciamo tiro con l'arco, siamo stati dei primi turismi italiani a proporre una scuola sempre attiva e un campo scuola, un campo gara sempre installato per poter accogliere chi è già esperto e vuole allenarsi. Quindi abbiamo contadino per un giorno, delle attività con gli asini, i giri in fuoristrada per, diciamo, le strade bianche qua delle colline seguendo il sentiero francescano, varie proposte di arte terapia, dato che sono un arte terapeuta, abbiamo delle esperienze poi con altri partner, tipo la ricerca del tartufo, piuttosto che le escursioni a cavallo e che altro. Ah vabbè, poi facciamo anche la ricerca delle erbe spontanee con poi trasformazione, che può essere sia cuciniamo le erbe se sono delle erbe edibili, oppure trasformare le erbe tipo in oleolito piuttosto che in essiccati o in cose di questo tipo. Allora, noi siccome siamo un'azienda frutticola, proponiamo in primavera, quando c'è il maggior momento di fioritura, e in autunno, quando raccogliamo le mele, proponiamo proprio una visita in campagna con il contadino. Il contadino è mio figlio, che è il titolare, e papà. Di solito vanno o uno o l'altro, o anche tutti e due, in base a come è grande il gruppo. Sia gli adulti che i bambini non riescono a immaginare sia la valle ricoperta di fiori bianchi e rosa e sia anche il momento della raccolta. Riprendo la presentazione e colgo l'occasione per ringraziare i gestori che si sono fatti intervistare.
Quindi, a questo punto è chiaro che cosa intendiamo quando diciamo che l'agriturismo è una piattaforma di esperienze. Usando una formula sintetica, la vedete qui nella slide, potremmo dire che la formula del successo dell'agriturismo italiano è alloggio rurale più multifunzionalità uguale maggior valore. E in che cosa consiste questo maggior valore? Ne abbiamo riconosciuto due dimensioni. Da un punto di vista finanziario, la diversificazione garantisce ricavi aggiuntivi che sono derivanti dalle nuove attività messe in campo e una mitigazione dei rischi, proprio perché tutti i ricavi non sono collegati a un'unica tipologia di offerta. Dal punto di vista turistico, questi vantaggi si traducono in un impatto positivo anche sull'attività di accoglienza. In che senso? Più possibilità di essere scelti come destinazione, non solo per la posizione o il prezzo, ma anche proprio per l'offerta esperienziale. Un potenziamento del passaparola, che comunque rimane un canale di promozione gratuito e molto efficace. Pensiamo anche ad una stagionalità estesa, cioè collegata a quella delle esperienze di cui è possibile fruire. C'è sicuramente una maggiore durata del soggiorno, perché chi vuole scoprire il territorio attraverso le esperienze non pratica comunque un turismo mordi e fuggi. Maggiore fidelizzazione dei clienti. Il legame con l'azienda e il territorio diventa più forte ed è maggiore il numero di turisti che tornano per completare l'esperienza. Grazie Mara. Intervengo di nuovo perché vogliamo dirvi che abbiamo molto a cuore il progetto, quello delle esperienze, e sappiamo che sta a cuore anche a voi, perché crediamo che l'agriturismo sia anche questo, quindi vivere un po' del vostro quotidiano o di ciò che la vostra azienda può far vivere all'ospite. Ci stiamo lavorando tutti e sono molto felice di dirvi che nei prossimi mesi avrete la possibilità di promuovere le vostre esperienze su agriturismo.it, come anticipava Fabrizio all'inizio. E il turista quindi sarà in grado di vedere e prenotare le esperienze offerte dagli agriturismi presenti su agriturismo.it, sia all'interno del vostro mini sito che nelle ricerche regionali e provinciali. Voi quindi potrete concretamente sfruttare la multifunzionalità con tutti i vantaggi che ne conseguono, come detto poco fa da Mara, e farvi riconoscere ancora di più per le vostre peculiarità e per le vostre differenze. Quindi, visto il grande richiamo che ha avuto questo tema negli ultimi mesi, attualmente potete iniziare a comunicarci l'interesse per questo nuovo servizio. Quindi, se avete delle esperienze o delle attività da offrire ai turisti, cliccate sul link che vi stiamo mandando, che vi abbiamo mandato in questo momento in chat. Cliccando sopra vi apparirà poi una pagina nella quale ci potete lasciare i vostri riferimenti. Appunto poi collezioneremo i vostri dati o altrimenti potete scrivere di nuovo al vostro referente o a chiusura del webinar vi arriverà un sondaggio dove anche lì potete segnalarci le vostre esperienze e attività. Vi ringrazio moltissimo per aver partecipato a questo webinar e lascio la parola a Mara. Siamo ormai quasi arrivati alla conclusione del nostro Agri Days di novembre. Vediamo quali sono i prossimi appuntamenti a cui ci farebbe davvero piacere che partecipaste numerosi. A gennaio ci sarà uno spin-off di questo Agri Days, parleremo in quell'occasione solo ed esclusivamente di esperienze in agriturismo. Vi ricordo che in chat è presente il nostro link rivolto a coloro che desiderano avere maggiori informazioni sul progetto di cui parlava appunto Maria Teresa poco fa. A maggio invece tornerà il nostro appuntamento semestrale con Agri Days. Per entrambi i webinar poi riceverete ovviamente i nostri inviti. Qui invece vi lascio i contatti, tutti i riferimenti appunto per entrare in contatto con noi. Se avete dubbi o curiosità scriveteci, telefonateci. Il nostro indirizzo email è sales@agriturismo.it, potete anche chiamarci allo 02 3705 8202 oppure contattarci tramite staff@agriturismo.it.
Ovviamente speriamo che il webinar sia stato di vostro gradimento, ci teniamo diciamo che a conclusione di questo webinar sapere insomma come la pensate, quindi vi abbiamo lasciato proprio un sondaggio che vi si aprirà una volta chiusa la scheda insomma del webinar. All'interno di questo sondaggio trovate anche la possibilità di lasciare delle domande se avete dei dubbi a cui noi ovviamente risponderemo il prima possibile. Il webinar è stato registrato e invieremo a tutti i partecipanti la registrazione. Vi auguro una buona giornata, grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo webinar. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie.